In questa puntata si parla del software di fotogrammetria LeMapper e del software di gestione di nuvole di punti ed elaborazione di dati tridimensionali LiDAR 360. Questa è la puntata numero 24 del podcast di 3D Metrica. Benvenuti in un nuovo episodio del podcast di 3D Metrica. Io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di strumenti di rilievo, di software, di elaborazione dati, di cartografie, di mappe e di geomatica. In questa puntata parliamo dei software LiMapper, che è un software di fotogrammetria, e del software LiDAR 360, che è un software di elaborazione, gestione e trattamento dati di nuvole di punti, sia da fotogrammetria che da scansioni laser. Lo facciamo insieme al gruppo tecnico capitanato da GTR SRL. GTR SRL è una realtà altamente specializzata di professionisti che hanno sede a Genova, che hanno stretto un accordo con la società americana Green Valley International, GVI, che è la ditta che ha creato i software di cui ti ho appena parlato, e l'accordo prevede la distribuzione, la vendita e l'assistenza sul territorio italiano dei prodotti software LiMapper, LiDAR 360 e poi in realtà c'è anche un altro software che è LiGeoReference. Faccio parte anch'io di questo team tecnico che supporta GTR nell'assistenza, nella vendita, nella distribuzione di prodotti GVI, e questa puntata è stata registrata durante il Technology for All 2018, 3-4 ottobre 2018, che si è tenuto a Roma, che si è appena concluso, e abbiamo registrato questa puntata durante una sera in cui dopo cena ci siamo ritrovati in camera e abbiamo deciso di fare questo podcast per parlare di questi software. GTR e il gruppo tecnico era al Technology for All con un proprio stand e per presentare i prodotti software GVI, per presentare poi anche tutte le attività che GTR svolge parallelamente a questa attività specifica sui software LiMapper LiDAR 360, abbiamo tenuto anche un piccolo workshop tecnico di approfondimento per spiegare un po' più nel dettaglio il funzionamento di questi software, e abbiamo avuto anche un bel riscontro da parte delle persone che ci sono venute a trovare allo stand. E allora abbiamo detto: perché non provare a fare una puntata di podcast e a spiegare un pochino quello che c'è dietro l'accordo tra GTR e GVI e parlare un pochino di questi software LiMapper e LiDAR 360. Prima di lasciarti ai contenuti della chiacchierata che abbiamo fatto insieme, ti volevo soltanto presentare i membri di questo gruppo tecnico che si occupa dell'assistenza, della distribuzione, anche dello sviluppo, di indicazioni per lo sviluppo dei software GVI. Si presenteranno anche loro durante la chiacchierata, però ci tenevo molto a fartelo anche nell'introduzione di questo podcast, per cui ti dico che in questa puntata ci saranno Tiziano Cosso, l'ingegner Tiziano Cosso, che è il CEO di GTR, è un esperto a livello nazionale di posizionamento satellitare, di elaborazione e analisi dati satellitari e di GIS. È lui che è a capo di GTR e è lui che ha mosso i primi passi per poter stipulare l'accordo tra GTR e GVI nella gestione e nella distribuzione di software della ditta americana. Ci sarà nel team tecnico, c'è nel team tecnico anche il geometra Giampaolo Grosso dello studio Grosso, che è un grande esperto di rilievi, tracciamenti sul campo, quindi utilizzo di strumenti di campo, stazioni totali, celerimetria, posizionamento satellitare, elaborazione di dati di campo, è un pilota di APR, un operatore APR, quindi si occupa anche di fotogrammetria e di laser scanning. E poi c'è il geologo Guido Carrieri, che è un esperto di laser scanning a livelli veramente alti e si occupa tanto di applicazione di queste tecniche di rilievo negli ambiti delle cave e delle discariche.
Siamo un team che è un team totalmente ligure, copriamo un po' tutta la Liguria perché GTR ha sede baricentrica a Genova, mentre lo studio del geometra Giampaolo Grosso, così come quello del geologo Guido Carrieri, sono spostati nel Ponente, in provincia di Savona, nella zona di Finale Ligure, e poi ci sono io che copro la parte del Levante, quindi chiudo la parte della Liguria vicino alla Toscana. Quindi abbiamo abbracciato un po' tutta la Liguria e formiamo questo team tecnico che supporta GTR nelle sue operazioni. Ora non ti rubo altro tempo, prima di lasciarti alle battute, diciamo al succo di questa puntata, ti ricordo soltanto che il quartier generale di 3D Metrica, dove trovi tutte le puntate di questo podcast, il blog e i modi per contattarmi, è online a www.3dmetrica.it. Ora ti ho rubato già abbastanza tempo, ti lascio i contenuti della chiacchierata che ci siamo fatti, ti lascerò poi alcune note in chiusura di questa puntata e ci sentiamo dopo la chiacchierata che abbiamo fatto all'interno del gruppo di lavoro GTR GVI in una stanza d'albergo a Roma durante il Technology for All 2018. A dopo. In questo momento siamo a Roma, è anche abbastanza tardi e siamo nella stanza d'albergo insieme a, detta così può sembrare anche un po' equivoca, però non è equivoca, insieme a Tiziano Cosso, Giampaolo Grosso, Guido Carrieri. Ciao ragazzi, buonasera, buongiorno a chi ascolta il podcast con la luce del sole. Siamo qui perché in questi giorni stiamo partecipando insieme a GTR al Technology for All. Questo è la fine del primo giorno, domani ci sarà il secondo giorno e siamo qui a Roma per... ditecelo voi. Tiziano, perché siamo qua? Perché siamo al Technology for All? Raccontaci un po' come mai siamo qua e perché stiamo registrando questo podcast. Sul perché stiamo registrando questo podcast, diciamo che vabbè, per il momento passo, abbiamo poi, qualche dubbio. Poi magari alla fine lo rivedremo. Perché siamo al Technology for All? Beh, noi GTR è al Technology for All da oramai 3 anni, è un evento sicuramente di interesse per le tematiche di cui ci occupiamo a livello nazionale, per tutto ciò che ruota attorno alla geomatica, per noi è sicuramente interessante. Quest'anno siamo al Technology for All con un qualche valore aggiunto, una compagine un po' diversa, arricchita, allargata. Siamo appunto noi quattro perché insomma la novità dell'anno è che siamo qua per presentare anche, se non soprattutto direi, i prodotti di Green Valley International. Noi siamo da poco rivenditori per l'Italia dei prodotti software Green Valley International, quindi questa è la prima occasione importante nella quale stiamo presentando al pubblico i primi 2 software principali. Ecco, prima di fare un attimo un passo indietro sulle caratteristiche di ciascun componente di questo gruppo che abbiamo messo insieme, facciamo un attimo una carrellata velocissima, giusto per far sapere a chi ascolta il podcast, quali sono questi 2 software che abbiamo portato al Technology for All. Giampaolo, una breve carrellata sui software LineMapper, software di fotogrammetria, ci sai dire qualcosa veloce? Sì, abbastanza stringato. LineMapper è un software che permette l'elaborazione delle fotografie da UAV e ha, diciamo, le stesse caratteristiche, diciamo, di quasi tutti i software che ci sono in commercio per questo tipo di prodotto che si vuole avere. LineMapper è un prodotto, chiamiamolo low cost, va bene, anche per questioni anche legate alla facilità d'uso, per quanto concerne anche la nuova, diciamo, veste grafica, permette di avere una intuizione di tutto il workflow che ne deriva per poter comunque arrivare alla nuvola di punti, alla dense cloud, chiamandola come si chiama in gergo, e soprattutto oltre che avere, diciamo, un prezzo accessibile, è un prodotto che ha una velocità di elaborazione
no, molto veloce rispetto ad altri software. Ritengo che comunque è un uno strumento che può essere, diciamo, di utilizzo per chi può iniziare eventualmente il primo approccio con la fotogrammetria. Perfetto, direi che sei stato fittante e per punti essenziale nelle caratteristiche dell'IMAP. Passiamo invece a LiDAR 360, che forse è un software un po' più corposo, un po' più maturo rispetto all'altro, che comunque è un software che ha già una sua solidità, secondo me. Guido, anche tu un flash su LiDAR 360. Allora, LiDAR 360 non diciamo attiene alla fotogrammetria, bensì alla editazione e classificazione delle nuvole dei punti, quindi di quelli che sono già i prodotti dei rilievi o fotogrammetrici o effettuati con altri sensori, laser scanner o LiDAR. E diciamo è un software, come dicevi, abbastanza maturo perché articolato in più moduli operativi che ci consentono di effettuare sia diciamo la classificazione ma anche diciamo operazioni di editazione dei sottoprodotti, quindi dal numero dei punti si riesce a creare sia elementi con caratteristiche di immagine georiferite, i classici GeoTIFF, i DEM, DSM e diciamo a seguire poi altri prodotti raster che vengono poi editati all'interno della soluzione software tramite la trasformazione in mesh, che ci consente di ottenere poi in campo topografico ad esempio un rilievo planimetrico restituito per curve di livello che può essere utilmente esportato verso software di terze parti. È un software che diciamo nella complessità però riesce a essere comunque molto veloce e competitivo dal punto di vista anche dei costi. Un elemento da evidenziare è certamente la scalabilità del prodotto, dove ha un diciamo motore grafico diciamo principale, possono essere associati poi moduli operativi successivi per applicazioni specifiche come le powerline piuttosto che la dendrometria in campo forestale. Perfetto, anche tu sei stato essenziale nella descrizione del prodotto. Tiziano, torniamo un attimo indietro sulla squadra che GTR ha deciso di mettere insieme. Quindi GTR ha siglato un accordo con GVI per la distribuzione, la vendita, l'assistenza di questi prodotti software in Italia. Spiegaci un attimo brevemente questo accordo, qual è la squadra che avete scelto di mettere in piedi, dandoci qualche spunto su chi compone questa squadra e come volete procedere per operare sul territorio italiano. Sì, GTR ha concluso l'accordo con Green Valley, con GVI, per essere appunto rivenditore in Italia, e da quel momento, come dire, GTR ha cercato di costruire una squadra che avesse questa caratteristica, una squadra fatta di persone, prima di tutto, che usano i software, quindi persone che siano anche degli utenti finali, che sappiano cosa vuol dire essere utente finale, che sappiano quali sono le esigenze di un utente finale, e quindi partono un po' da quel punto di vista, e parallelamente gioco forza che siano anche dei tecnici, quindi non una squadra, non siamo partiti dall'idea di una squadra fatta di chiamiamoli tra virgolette commerciali, che siano in grado di andare a spiegare magari anche bene insomma le caratteristiche del software, ma da una squadra fatta di tecnici, cioè coloro che utilizzano il software, perché crediamo che per prodotti molto specifici, cioè tecnicamente piuttosto avanzati, come sono questi software, sia importante più che nella commercializzazione sia importante questo, che il cliente finale
sappia che chi gli vende il software è una persona che lo vende perché lo sta usando e quindi ne riconosce le qualità, le potenzialità, eventualmente anche i limiti, i difetti e cose di questo tipo. E quindi insomma siamo noi quattro, almeno inizialmente. Chiaro che poi l'idea, la speranza è quella di ampliarsi un po', perché siamo noi quattro persone che sanno cosa vuol dire fare un rilievo fotogrammetrico da terra, da UAV, sanno cosa vuol dire fare un rilievo laser, sanno soprattutto cosa vuol dire elaborarli. E quindi insomma c'è Giampi che è geometra e pilota pluridecorato, Guido che si occupa più della parte laser e che ci offre diciamo anche diciamo, al team uno strumento laser piuttosto avanzato, Paolo che è un po' la ranzulla della fotogrammetria sì, sì. E quindi non potevamo non averlo all'interno del nostro team, e io no, non posso certo discreto ciclista atleta e a tempo perso interessato a rilievo metrico di alta precisione. Il talent scout di questa cosa mi pare di aver capito che fosse un po' Guido Carrieri, che nelle sue navigazioni online ha trovato per primo questo prodotto. Spiegaci com'è andata la tua scoperta con i prodotti GVI, con il software di GVI. Allora Paolo, ti dico che sostanzialmente la scelta è un po' caduta a seguito di comparative tra diverse soluzioni software attraverso l'impiego chiaramente di dataset comuni, e diciamo il LiDAR 360 dimostra una maggiore accuratezza e precisione nella restituzione dell'elaborato tridimensionale tramite post processamento della nuvola dei punti con esportazione di quelli che sono i dati propriamente specifici per l'impiego topografico, per cui soluzioni alternative chiaramente che fanno bene il loro mestiere, ne abbiamo viste più di una, ma nello specifico per l'impiego nel mio settore applicativo, che è quello topografico in campo ambientale, LiDAR 360 ha dimostrato di essere diciamo maggiormente efficace nella restituzione degli elaborati tipo il DTM con maggiori precisioni e dettaglio rispetto alle altre soluzioni. Una cosa che personalmente mi ha colpito nell'utilizzo di questi software sono due fondamentalmente: una è la velocità di elaborazione e una che poi vanno un po' a braccetto, e l'altra è il fatto che non è necessario tutto questo hardware che tipicamente un fotogrammetro o chi elabora le nuvole di punti si deve dotare per poi trattare questi dati, pur sapendo che non si può fare elaborazione di questo tipo con macchine che non sono vagamente adeguate, però è anche vero che questi tipi di software hanno nella velocità e nella richiesta non troppo esigente dell'hardware un punto di forza. Giampaolo, una tua considerazione su questo aspetto, velocità, hardware di LineMapper, di LiDAR 360, di entrambe? Guarda, mi riallaccio un attimo allo scopritore Guido che una volta mi chiama, mi telefona e mi dice: ho trovato un software americano interessante, ma c'è anche quello che fa la fotogrammetria. Ebbene, cosa è successo? Appena me l'ha detto, scarico la versione demo e inizio subito a fare delle prove. Questo ha comportato sicuramente già subito di accorgersi che praticamente avevi un'elaborazione più veloce. Questo perché il portatile che utilizziamo e che
utilizziamo per le nostre demo, per quello che poi probabilmente nella nostra evoluzione avremo anche un roadshow, che poi magari ne parlerà Tiziano, anche perché è importante. Avevamo questo portatile, questo notebook con una scheda grafica da 4 giga e conseguentemente processore i7, ok? In questo caso, per altri aspetti, avevamo un 32 giga di RAM, ma questo qui non inficia nell'elaborazione del programma, cioè nell'elaborazione delle fotografie relativamente al programma che stiamo parlando, che è l'iMapper. Questi test che abbiamo fatto insieme a Tiziano per quanto riguarda l'iMapper ci ha portato comunque ad avere subito un riscontro immediato della facilità di elaborazione anche, non so, di 200 foto con tempi molto ridotti. Se uno vuole andare a vedere i video nel canale di Green Valley, può andare a vedere che comunque pubblicizzano che comunque si possono elaborare anche 1000 foto con una riduzione dei tempi molto drastica, senza avere delle macchine performanti. Pertanto ritengo che il prodotto, come abbiamo riscontrato, è un prodotto chiamiamolo un po' low cost, ok? Che, come a volte nei nostri chiacchierate, Paolo, mi dicevi con me, come anche adesso, eccetera, però fondamentalmente che è un prodotto low cost, perché comunque, come sappiamo, ha dei pregi e dei difetti, come tutti i software. Sappiamo che conosciamo tanti software, ma quello che fa uno magari non fa l'altro e viceversa. I pregi di iMapper li abbiamo detti adesso, di iMapper, chiamiamolo come in slang americano, esatto. Pertanto ha una facoltà sicuramente già nel suo workflow di avere un alleggerimento di tutti i dati e pertanto anche una velocità di elaborazione. E per quanto riguarda poi i difetti, nel senso, è una situazione che poi magari affronteremo, ecco. Se ce li vuoi già dire, se no. Ah, volentieri, guarda, già di tutto. Visto che ci siamo. Sì, sì, grazie. No, già di questo, difetti. Che secondo me è un software che è accettabile per chi può iniziare ad affrontare un discorso fotogrammetrico, perché è di facile utilizzo, e in ogni caso ha anche dei costi contenuti. Fondamentalmente, per le nostre esperienze che abbiamo, soprattutto tu Paolo e anche Guido e anche io Tiziano, sul discorso di tipo, non so, delle, di un rilievo di una cava o di pareti verticali per un edificio, eccetera, che necessita quello che giustamente potrebbe essere un piccolo aggiornamento, ecco, di questo software. Invece Guido, giusto un focus veloce sulla necessità prestazionale degli hardware sull'IDEA 360 e invece su brief su pregi e difetti dell'IDEA 360, veramente spot, perché poi vorrei ritornare un attimo su Tiziano, sì, perché ci sono un po' di questioni su roadshow che avete nominato, che sono cose interessanti. L'IDEA 360 è un software, come dicevo, abbastanza importante sia dal punto di vista della scalabilità che interoperabilità tra i moduli operativi, e quindi presuppone comunque di un hardware che non può essere un hardware estremamente
ridotto, ecco, deve avere delle caratteristiche di potenza che fanno riferimento almeno a schede video di tipo professionale e diciamo con processori ormai di penultima o ultima generazione. Diciamo che sotto il profilo della memoria probabilmente è l'elemento che meno incide sulle prestazioni della macchina e quindi diciamo sul comportamento del programma. Allora, dal punto di vista di quelli che possono essere i difetti da attribuire a LiDAR 360 o LiDAR 360, io preferisco parlarne all'italiana, esatto. Credo che vada meglio specificato da parte della casa madre quella che è diciamo, la costituzione di workflow attraverso un miglioramento di quello che è la distribuzione anche proprio dei geoprocessi che fanno parte dei diversi moduli operativi. L'interfaccia è sì molto intuitiva, ma presuppone che ci sia un certo utilizzo continuativo del programma, perché poi la memorizzazione di tutto il workflow che ci porta ad avere il risultato finale non è semplicissimo, ecco, quindi un programma come LiDAR 360 non può essere utilizzato spot, ma deve avere una certa continuità di utilizzo proprio per arrivare anche a diciamo un'esperienza nell'utilizzo dei parametri che vengono utilizzati nei singoli geoprocessi. E direi che poi nella media di quelli che sono i costi di acquisto dei competitor mediamente LiDAR 360 si piazza diciamo ad un livello intermedio, ecco, non è esattamente economico, ma direi che rispetto ad altri software è decisamente più abbordabile da un'utenza professionale media. Ma prima di tornare un attimo su Tiziano e andare verso la conclusione di questa puntata del podcast, segnalo giusto due cose di questi prodotti. LiDAR 360 e l'eMapper hanno la possibilità di essere scaricate in versione demo completamente full, giusto? Per 30 giorni. Per 30 giorni. L'eMapper ha soltanto una limitazione che riguarda il numero di fotografie che possono essere caricate all'interno del progetto. Sono 80 foto. Tutto sommato 80 foto non sono un numero proprio basso basso, quindi si riescono a fare comunque dei progetti e ci si riesce a rendere conto della potenzialità del software. Per cui chi fosse interessato a scaricare questi programmi lo può fare e ha la possibilità di importare, esportare, quindi totalmente full. E questa non è una cosa secondo me banale, perché sono alcuni software che hanno delle limitazioni nella gestione dei dati, nell'esportazione. Tiziano, andiamo verso la chiusura di questa puntata. Allora, abbiamo parlato, Giampi ha parlato di un roadshow. Sveliamo che saremo tra un paio di settimane a Intergeo per incontrare GVI. Per ora abbiamo parlato di software di GVI, ma GVI non ha soltanto una division software, fa anche qualcosa di più. Andiamo verso la chiusura e facci una tua considerazione su quello che è l'assetto attuale di GVI, quello che potrebbe essere GVI e GTR per l'Italia e quello che è anche l'auspicio di una realtà come GVI nei confronti di un mercato italiano, ma non solo, una realtà che comunque è una realtà giovane, molto dinamica, quindi ci si può aspettare qualcosa di molto interessante per la realizzazione e il trattamento dei dati tridimensionali. Inizia da dove vuoi, forse mi sono un po' perso. Sì, un po' ti sei perso, ma cercherò di fare ordine. E inizio dalla realtà dinamica. Prima dicevamo che Guido, girando nelle sue notti online cercando software per il trattamento dati 3D, si è imbattuto in LiDAR 360, al che poi ce l'ha fatto vedere, noi ne abbiamo parlato e siamo arrivati fino ad oggi. Come GTR, perché ci siamo
appassionati a questo software, a questi software, e abbiamo deciso di fare un passo che è quello di diventare rivenditori, che in realtà, come dire, segna abbastanza una discontinuità rispetto all'attività tipica di GTR degli ultimi 7-8 anni. Noi non abbiamo mai fatto cose di questo tipo, perché GVI è una realtà giovane, è una realtà dinamica, è una realtà relativamente piccola, e questo, ben inteso, per noi è un valore aggiunto, nel senso che si riesce ad avere il contatto diretto con gli sviluppatori, con chi fa le scelte anche strategiche, però pur essendo piccola è veramente, ha una spinta propulsiva, almeno in questa fase, veramente impressionante, sta tirando fuori un sacco di prodotti. Questo aspetto a noi ha interessato, perché, come dire, intravediamo la possibilità di fare delle cose insieme anche, che possono essere veramente di grande qualità, perché questo è il denominatore comune. La cosa importante è che i software che abbiamo visto sono, secondo noi, di qualità. I software e non solo. Dicevi, in effetti, che GVI non ha solo software, GVI è concentrata sostanzialmente sul dato 3D, cercando di coprire un po' tutte le esigenze, quindi ha anche una serie di prodotti hardware e altri prodotti software, oltre ai due di cui abbiamo parlato, focalizzati su particolari ambiti. Ad esempio, ha lato hardware il Lier, che è un leader da UAV in due versioni, una un po' più low cost, una un po' più a costi più alti, un po' più performante. Ha un il suo backpack, che è uscito proprio di recente nella versione nuova e che ci sembra molto, molto bello, interessante, performante. Ha il Licrop, che è un altro sensore per applicazioni in campo agricolo. Ha l'e-mobile, che è uno strumento, un device, diciamo, per fare mobile mapping. E poi ha una serie di altri software come l'Igeoreference, l'ePlant. Andremo in Tergeo per vedere anche l'hardware. Perché? Perché è chiaro che il nostro obiettivo, ora siamo partiti con i software, il nostro obiettivo è poi cercare di portare in Italia anche gli altri prodotti GVI, perché crediamo che abbiano veramente grandi potenzialità. Il fatto che sia una realtà giovane e molto dinamica si traduce in termini di prodotti, in prodotti che riescono a rispondere alle esigenze degli utenti. Mi sembrano molto, come dire, guidati dall'utente, questo è importante. Quindi andremo su e li conosceremo, ne parleremo e cercheremo di vedere un po' anche tutti i prodotti hardware e fare qualche passo in avanti nella formalizzazione di accordi che portino anche all'hardware. Arrivo al roadshow. Il fatto che GVI non sia una multinazionale, GTR, per quanto sia una realtà importante a livello nazionale, però insomma non è un colosso, fanno sì che comunque, come dire, prima all'inizio ho parlato di un approccio non strettamente commerciale, però il primo nostro pensiero è fare conoscere questi prodotti. Quindi il roadshow ha sostanzialmente questo obiettivo. Noi dobbiamo fare conoscere i prodotti, che evidentemente, proprio perché molto giovani, in questo momento non sono così noti al pubblico che si occupa di queste cose, almeno a livello nazionale italiano. Quindi il roadshow partirà con tre tappe in autunno, una a Pisa, una a Roma e una a Padova, in tre giovedì di novembre. Poi verosimilmente verranno aggiunte altre date, comunque anche qui sul sito gtr.it/gvi ci saranno tutte le informazioni del caso, logistiche. Queste saranno le prime tre date in cui presenteremo in mezza giornata abbastanza dettagliatamente le caratteristiche di Lamar per il Leader 360. Ci sarà la possibilità per chi partecipa, ovviamente del tutto gratuitamente, di venire col proprio portatile e quindi provare con le versioni trial scaricate anche le esercitazioni che si faranno dal vivo. Questo, diciamo, è dopo Technology for All, da cui vi stiamo parlando, diciamo il secondo evento importante per cominciare a fare conoscere in maniera diffusa i prodotti GVI. Ecco, oggi al Technology for All abbiamo fatto insieme un workshop di un'ora presentando i prodotti GVI, parlando di quello di cui stiamo discutendo adesso. È chiaro che poi il roadshow è un evento che ha una durata maggiore, per cui ci sarà la possibilità di approfondire un po' meglio tutte le questioni legate ai software.
Io vi ringrazio, vorrei concludere soltanto con un giro di contatti e quindi di indirizzi a cui possiamo dare riferimenti e possiamo dare agli ascoltatori per contattare sia per quanto riguarda GVI ma anche per quanto riguarda le singole realtà che fanno parte di questo gruppo, quindi Giterra, il geometra Giampaolo Grosso, Guido, e poi i miei contatti, quelli ci sono nelle note dell'episodio del podcast e poi le dirò in chiusura di puntata. Quindi Tiziano, dacci i riferimenti dell'accordo GVI-GTR e i riferimenti anche di GTR. Ma sì, i riferimenti per quanto riguarda i prodotti GVI in Italia sono nella pagina che vi citavo prima, quindi www.gtr.it/GVI, lì trovate tutto, trovate la possibilità di scaricare le versioni trial 30 giorni di cui si parlava. Troverete a breve, quando sarà pronto, il manuale in italiano, troverete le informazioni legate appunto ai loro show e comunque agli eventi prossimi che ci saranno, un po' di materiale scaricabile, quindi insomma direi che quella è la pagina di riferimento. C'è una mail che è assistenza.gvi@gtr.it per chiedere appunto assistenza. Ma lato GTR direi niente di più, il sito di GTR è quello che vi ho citato prima, insomma GTR.it, e lì trovate veramente tutto riguardo i nostri servizi, prodotti, contatti, lavori fatti. Giampaolo? Guarda, per quanto mi riguarda, il discorso della squadra che giustamente si sta formando, si è formata eccetera, direi che fa capo a GTR, e pertanto il discorso delle mail è quello che giustamente si può trovare sul sito, e relativamente al discorso dell'assistenza con tutte le varie questioni delle mail, che giustamente pertanto Tiziano con noi ha diciamo uno stretto contatto, che qualsiasi informazione vogliono avere diciamo i nostri ascoltatori possono eventualmente far riferimento a quello e contattarci attraverso questa, diciamo, questo nostro sito. Oppure ti troviamo su LinkedIn. Oppure ti trovate, certo, su LinkedIn. E Guido? Niente, Giampaolo ha già espresso quelle che sono le considerazioni che mi riguardano, perché sostanzialmente poi i contatti è bene che passino attraverso, diciamo, GTR come soggetto che ha il rapporto con la casa madre, e chiaramente per quel che mi riguarda diciamo posso anche lasciare un indirizzo di email che è studiocarrieri@gmail.com, ma è meglio che per tutti gli ascoltatori che vogliono approfondire le tematiche su Leader 360 poi ci sia un contatto diretto con Tiziano Cosso. Avete qualcosa da aggiungere, ragazzi? Sì, volevo concludere io per quanto riguarda un discorso, diciamo, di nostro slogan, che indipendentemente da quello è nato da uno studio, diciamo, sempre nell'ambito della Digitera, eccetera, che direi questo: il nostro slogan è "li proponiamo perché li usiamo". E poi lo scriviamo così si capisce anche, esatto, il collegamento. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio. Tutte le informazioni che ci avete dato relativamente agli indirizzi web li mettiamo nelle note dell'episodio, comunque così ci sono anche i link diretti, è più facile arrivarci. E ora ci diciamo buonanotte perché incomincia a essere tardi, e domani è un'altra giornata al Technology for All. Ciao ragazzi. Ciao, grazie Paolo. Spero che questa chiacchierata che abbiamo fatto a quattro voci ti abbia potuto dare un'idea dei software di GVI, LeadMapper e Leader 360. È chiaro che un contenuto così corto non permette di andare nell'approfondimento di che cosa fanno veramente questi software e di capire i pregi e i difetti di questi software. Ci saranno opportunità, spero che ci siano altre opportunità di approfondire questi argomenti, magari anche staccandoci dalla puntata del podcast dove manca la parte visuale, quindi manca l'interfaccia visiva che permette di capire come lavora un software. Non è detto che non si possa
possano fare degli articoli sul blog. Ho intenzione di scrivere dei test comparativi su 3dmetrica.it e perché no magari fare anche qualche video online su un canale YouTube. Trovi comunque online già un po' di informazioni sul canale YouTube di Green Valley International, ci sono dei video che fanno capire un po' meglio quello che è il campo di lavoro, le caratteristiche di questi software. Giusto per passare velocemente sull'altro software di cui non abbiamo parlato, perché è appena uscito proprio un software nuovissimo che GVI ha portato fuori di recente e porterà a Intergeo nel 2018, la fiera di Francoforte che si terrà tra poco. L'altro software di cui poi ci occuperemo anche per questo, per l'assistenza e la distribuzione alla vendita, è l'iGeoReference, che ha lo scopo di prendere i dati acquisiti da un leader aereo, di registrare le nuvole di punti e le strisciate durante l'acquisizione in tempo reale e quindi di creare delle nuvole di punti che siano già registrate e georeferenziate attraverso informazioni di georeferenziazione, quindi di posizionamento di punti di controllo. Queste sono operazioni che si possono fare anche all'interno di LiDAR 360, ma non è detto che uno voglia portare l'elaborazione di punti all'interno di LiDAR 360, però l'iGeoReference è uno strumento che ti permette di fare la registrazione e la georeferenziazione e poi, volendo, portare la nuvola di punti all'interno di altri software già in possesso di una struttura, un'azienda, un professionista che è già abituato a lavorare con quel software, però lo fa in questo caso con una nuvola di punti già pronta per essere trattata. Ti ho parlato adesso di Francoforte, Intergeo 2018, i prossimi passi che faremo come gruppo di lavoro GTR nell'accordo GTR GVI sarà andare a Francoforte. La fiera Intergeo 2018 si terrà il 16, 17, 18 ottobre 2018 a Francoforte, è probabilmente l'evento mondiale di riferimento nel campo della geodesia, della geomatica, del rilievo dei dati, dei software, del trattamento di dati satellitari, insomma è veramente un riferimento mondiale in questo ambito. Lì ci sarà lo stand di GVI, noi andremo a incontrare il personale, i manager e la direzione tecnica di GVI, oltre che a farci un bel giro all'interno della fiera, perché è veramente meritevole di fare una visita. Io non sono mai stato, quindi non vedo l'ora di esserci, e lì sarà un'occasione di incontrarci con GVI e capire quali sono i loro progetti, i loro prossimi passi, e quindi poter tarare anche la direzione delle attività di GTR in quest'ottica, in modo tale da poter fare un cammino insieme e poter portare sul territorio italiano dei prodotti validi e dei prodotti che hanno veramente delle ottime applicazioni, delle ottime possibilità, in accordo e in continuità con quella che è la linea di riferimento di GVI. Se sarai a Intergeo 2018, davvero mi farà piacere incontrarti, così come ho incontrato tante persone che seguono il blog e seguono il podcast al Technology for All che si è appena concluso, è una cosa che mi ha fatto davvero piacere. Se sarai a Intergeo, sentiamoci, perché mi fa davvero piacere prenderci qualcosa da bere o stringersi soltanto la mano o scambiarci due parole, quindi non esitare a scrivermi o mandarmi un messaggio se sarai a Francoforte. Come contattarmi? Lo puoi fare su Telegram, è il modo che preferisco, mi puoi mandare un messaggio o anche meglio una nota audio a telegram.me/paolocorradeghini. Ti segnalo che su Telegram c'è attivo anche il canale di 3dmetrica, che trovi a telegram.me/3dmetrica scritto in lettere. Lì pubblico un po' di aggiornamenti, un po' di dietro le quinte. In questi giorni a Roma ho pubblicato un po' di foto, un po' di video e note audio su quello che stava succedendo al Technology for All, è un modo per rimanere aggiornati su quello che faccio e in maniera però assolutamente informale. Volevo segnalare una cosa che ho evidenziato durante un paio di incontri che ho avuto al Technology for All, che è il modo di fruire del podcast. È vero che sul sito 3dmetrica.it
Ci sono tutte le puntate del podcast, però ti segnalo, se non lo sai, se non sei un fruitore abituale di podcast, che ci sono delle app molto interessanti che ti permettono, installate su smartphone, di fruire di contenuti di podcast, e non soltanto il mio, di una mare di podcast molto interessanti che ci sono nel panorama italiano e non solo internazionale, e di farlo magari quando stai camminando, quando stai correndo, quando sei in macchina. Io ti segnalo l'app che utilizzo per caricare tutte le puntate, che è Spreaker, altrimenti ci sono altre app che ti permettono di fruire di questi contenuti su mobile, ad esempio c'è Podcast Republic, oppure se sei un utilizzatore di iOS c'è iTunes, che è tra l'altro la più grande repository di podcast in questo momento attiva a livello internazionale. Per cui se vuoi portare l'esperienza del podcasting, dell'ascolto del podcasting, fuori dal notebook, fuori dal desktop, quindi dall'ufficio, puoi utilizzare una di queste app e portartelo sempre con te. Scusa se ti ho detto un'informazione banale, però ci tengo a dirlo perché magari alcuni non sanno bene come fruire dei contenuti al di fuori dello schermo del proprio computer. Questo è un ottimo modo per farlo e ti permette anche di fare altre cose mentre ascolti podcast. Chiudo questa puntata dicendoti che nelle note dell'episodio ti riporto tutti i contatti che possono essere utili per accedere a informazioni sui prodotti di GVI, software ma anche hardware, perché GVI, come avete sentito, come hai sentito nell'intervista e nella chiacchierata che abbiamo fatto, ha anche prodotti hardware molto interessanti. Ti metto tutti i contatti per accedere all'area GTER GVI riservata al panorama nazionale, ti metto i contatti diretti dei professionisti che fanno parte di questo gruppo, e ti dico anche che, essendo a Intergeo 2018, se ascolti questa puntata prima che ci sia Intergeo, quindi se l'ascolti nel momento in cui, o pochi giorni dopo in cui è stata pubblicata, la mia intenzione è quella di provare a fare una puntata del podcast direttamente intervistando GVI stessa, quindi i ragazzi di GVI, e quindi se hai avuto modo di guardare i software, se hai delle domande, se hai qualche informazione, qualche curiosità da chiedere, sarebbe bello se me le segnassi e io potrei in questo modo portarle a Francoforte e quindi fare una puntata del podcast già con delle domande che hai in mente e che vuoi sottoporre a GVI, che sono proprio loro che sviluppano questi software. L'ultima cosa che dico è un mio personale ringraziamento con tutto il cuore a Tiziano Cosso, a Giampaolo Grosso e a Guido Carrieri per avermi accolto all'interno del loro gruppo operativo, gruppo di lavoro, e il ringraziamento è principalmente per l'umanità che hanno, per il fatto che sono delle persone veramente eccezionali. Si è creato, almeno da parte mia, si è creato un ottimo feeling in questi due giorni a Roma, al di là degli incontri che abbiamo già avuto prima, però c'è stata una bella intesa, quindi sono delle persone, al di là del fatto che sono dei professionisti di altissimo livello, sono proprio delle belle persone, e io personalmente ci tengo a ringraziarli per l'opportunità che mi danno di condividere questo cammino professionale con loro. Quindi grazie davvero ragazzi, e speriamo che il nostro cammino sia lungo e sia interessante, sia comunque divertente come per ora è, per cui io mi sto divertendo tanto, oltre che sto imparando un sacco di cose e stiamo portando avanti un bel progetto insieme. Quindi grazie. Ok, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Come avrai sentito, ci sono ancora un po' di cambiamenti in corso nel sound design di questo podcast. Sto raccogliendo degli importantissimi e preziosissimi feedback e riscontri da parte degli ascoltatori. Devo ancora un po' trovare la mia strada, per cui abbiate un po' pazienza in questo. Io ti do l'appuntamento a un prossimo episodio del podcast di 3D Metrica, che sarà ancora da Technology for All 2018, con un'intervista a Valerio Notti di Terre Logiche, in cui abbiamo parlato di QGIS. Quindi ti do appuntamento al prossimo episodio del podcast di 3D Metrica, e per ora ti saluto. Ciao da Paolo Cordeghini.